20 di giugno stiamo iniziando i lavori che riguardano la nuova viabilità a monte, a nord-ovest del capoluogo. Quindi la nuova viabilità che ricongiunge il quartiere di Paperina e nella fattispecie la strada della città giardino con la strada comunale delle ville. In questo tratto di nuova viabilità verrà anche costruito e realizzato un nuovo parcheggio che servirà a tutto il plesso scolastico e sportivo. Un nuovo parcheggio che prevede 65 nuovi posti auto, 4 per portatori di handicap e 8 nuovi posti con una viabilità dedicata per i mezzi pubblici, quindi scuolabus e pullman. Questo permetterà poi in un secondo momento anche di togliere quelli che sono il transito dei pullman dalle scuole nel centro del paese in maniera da convogliare tutto lì a monte. E rendere appunto tutto lo sviluppo della viabilità e la fruizione dei plessi scolastici sportivi più sicuri. Appunto, questo parcheggio avrà due collegamenti dedicati con l'area scolastica e l'area sportiva, in maniera che i ragazzi possano accedere con tutta e la piena massima sicurezza. Prevede una nuova pista ciclabile che collegherà il viale Piave appunto con l'area a monte. E prevede soprattutto un'opera importante dal punto di vista idraulico, un terrapieno e un'asse di laminazione che metteranno in sicurezza tutta questa nuova area e assieme anche a tutto quello che è stato realizzato come urbanizzazione della città Giardino, la messa in sicurezza appunto della zona a monte del capoluogo. Questa nuova strada provvisoriamente ha una viabilità di cantiere, va verso Paperina per far sì che gli automezzi appunto di cantiere non vadano a intralciare il centro del paese. Quindi per rendere più sicuro per i cittadini anche il cantiere e soprattutto per non, come dire, scassare quelle che sono le strade all'interno del capoluogo. È un impegno importante da un punto di vista economico che la passata amministrazione ha finanziato per 1.600.000 euro, appunto una delle opere più qualificanti e che appunto daranno un volto nuovo anche al nostro paese.